Ehi, puoi smetterla di passare per un minuto? Ehi, Jules, allontanati dallo schermo! Scusa, non riesco a finire la missione! Fa finta di non sentirmi! Aspetta un attimo! Cosa vuoi? È da un'ora che ti chiedo di lasciarmi giocare! Non la smetti di parlare! Ah sì? Prendi questo, fratello! Ti piace come risposta? Oh oh, sembra che Martin sia furioso! Martin, hai giocato abbastanza! Vedremo chi vincerà! La lotta tra fratelli si sta trasformando in una vera guerra! Dobbiamo dividere la stanza in due! Cosa ne pensi, sorella? Più alto è il muro, meglio è! Fuori dai piedi, fratello! Qui è dove starà il dipinto! Bla bla bla! Come osa! Bene, vedremo cos'ha da dire adesso! Solo un altro po'? Ecco fatto! La comunicazione avverrà attraverso questa finestra! Ah, perché ridi? Centro! Divertente! Ah sì? Te la sei cercata! La costruzione è in pieno svolgimento! Martin sembra avere in mente qualcosa! Questi vecchi mattoni sono un'idea perfetta! E il nastro biadesivo al posto del cemento! Al lavoro! Ah, non riesco a trovare pace e tranquillità! Il muro di mattoni è pronto! Au! È duro! Finalmente silenzio! Bene, ora posso mettermi al lavoro! Decoriamo le scatole di cartone con la carta colorata! Leghiamo con un nastro di raso ed è fatta! Il muro di Giulia è fatto di pacchi regalo! Wow, c'è anche spazio per una valigia! Il tocco finale è una bella pochette rosa! Ora è il momento di decorare le pareti! La rete rustica di Martin contro il grazioso arredamento scintillante di Giulia! E ora un collage! Questo stile è perfetto! Qualcun altro preferisce le freccette! Sì, su ogni lato un universo diverso! Yes! Sei così pesante, signor Orso! Oh, è duro! Come faccio? Bingo! Spero che al signor Orso non dispiaccia se gli tolgo un po' di imbottitura! Va meglio! Ah, è perfetto! Martin sembra molto determinato! Le gomme serviranno da base per il letto! E i fogli di gomma piuma sostituiranno il materasso! Il letto è pronto! È ora di sdraiarsi! Martin non sembra essere molto comodo! Ma il letto di Giulia è accogliente e morbido! Ah, buongiorno mondo! Ho dormito così bene! E uno, e due, e tre! Oh, la mia schiena! Giulia ha solo l'essenziale nella sua valigetta! Potevo forse rimanere senza i miei trucchi? Li adoro! Oh, fammi aprire la mia scorta segreta di snack mentre Martin non sta guardando! È ora di fare uno spuntino! In un batter d'occhio il letto si trasforma in un tavolo da pranzo! Martin ha una scorta strategica di patatine nella sua valigetta! Sicuramente non le condividerà con sua sorella! Devo rinfrescarmi il trucco! Ma ecco il problema! Non è facile truccarsi gli occhi in quel modo! So cosa fare! Una scatola delle bambole più due paia di sandali estivi! Un tavolo alla moda! Facciamo dei buchi e mettiamo le scarpe! Copriamo con dei pezzi di gomma piuma glitterata! Il tavolo da trucco è pronto! Benvenuti al salone di Giulia! Ora farsi belle sarà divertente! Nel frattempo, Martin ha preparato un piano subdolo. Bene, bene, cosa abbiamo qui? Sì, sarà un'ottima fionda! Tutto quello che dobbiamo fare è attaccare l'elastico. Non avevo un vecchio palloncino in tasca? Uno, due ed è pronta! Aspetta e vedrai, sorella! Dalla parte di Giulia c'è un'accogliente tea party! Oh no, perché ci sono così tante cartacce? Tutti i dolci sono stati mangiati! Non ci posso credere! So chi è stato! Martin, stai bene?
Sembra che qualcuno abbia mangiato troppi dolci e si stia arrendendo. Vittoria! Chi è la più forte? Io! Ma Giulia non può ancora festeggiare. Infatti suo fratello ha chiamato i rinforzi. La sorella maggiore Alice vendicherà il suo fratellino Martin. La cosa preferita di Giulia da fare è agghindarsi. La 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 la! Oh, signor Orso, ti piace la mia parrucca? Ecco fatto, secondo me ti sta bene. Aggiungiamo degli accessori scintillanti. Come ho fatto a dimenticarle? Le ciglia finte sono sempre un bel tocco. Che trasformazione! E ora il tocco finale! Una spruzzatina! Sorridi! Selfie per Instagram! Non si scherza con Alice! La vera professionista è al lavoro! Barattoli di patatine avvolti in carta colorata! È facile! Ora prendiamo un tubo! Segniamo un cerchio nel mezzo della lattina! Così! Facciamo i buchi! Fissiamo i barattoli al tubo! Bel manubrio, vero? Dobbiamo solo aggiungere dei sassi per renderlo più pesante! Ora possiamo iniziare l'allenamento! Allenarsi sempre e ovunque! Questo è il segreto di un'eccellente forma fisica! La valigetta segreta di Alice non è piena di deliziosi snack! Vola via, ragno! Vai da Giulia! Ciao a tutti, sono Giulia! Ah, un ragno! Oh, sorella, sei così sensibile! Ma Giulia non si arrenderà così facilmente! Ecco qua, prendi questo! Così impari ad attaccarmi, Martin! Ah? Alice, cosa ci fai qui? Non ho intenzione di passarci sopra! È ora di tirar fuori le armi pesanti! Prendi questo, peste! Oh no, è disgustoso! Ok, va bene, mi arrendo! Facciamo una tregua? Tregua! Ecco il tuo bicchiere! Ma è vuoto! È un gadget per comunicare, stupidina, capisci? Oh, non resta che legare insieme i bicchieri con una corda! Siamo connesse! Prova, prova! Chiamata per Alice! Alice in linea, riesci a sentirmi? Ah, sono così affamata! Marshmallow? Per me? Grazie! Mangerò l'intero pacchetto! So come rendere i marshmallow ancora più buoni! Avrò bisogno di una scatola! Guarda cosa faccio! Metto un pezzo di carta stagnola nella scatola e aggiungo il carbone! Mentre il carbone brucia, posso scaldare i marshmallow! Wow, è come un falò! Mmm, delizioso! Anche Alice ha un'idea geniale! Faccio una finestra rettangolare in una lattina! Taglio con cura tre lati! Così! Piego le estremità ai lati! Prendo degli spiedini di legno e una pistola per colla a caldo! Attacco quattro gambe di legno ai lati! Quindi inserisco lo spiedino di legno con il manico nei fori laterali. Ora accendo la carbonella e posso iniziare a cucinare. Metto con cura il würstel sullo spiedino. Buonissimo, che buon profumo, non vedo l'ora! Fatto, posso iniziare a mangiare. Oh, non ti sembra che qualcuno stia arrostendo dei marshmallow? Pronto, pronto, chiamata per Giulia! Risponde Giulia! Certo, Alice! Serviti! Buon appetito, sorella! È fantastico condividere, vero? Oh sì, è vero! Giocare da soli è noioso! Oh beh, cosa posso inventarmi? Lo so, dovrei scrivere una lettera a Jules! Che ne dici di una festa? Facciamo un aeroplanino per spedire la lettera! Basta piegare la carta a metà e poi aprirla! Poi si fa un angolo e si piega. Di nuovo un angolo e si capovolge l'aereo. Quasi fatto! Ora non resta che piegare le ali. Uno. E due. Buon volo! Woohoo! La la la! Oh, che cos'è? Un messaggio segreto? Sì, una festa! Presto! Dobbiamo decorare tutto!
Per prima cosa, creiamo una ghirlanda elegante con le strisce di gomma piuma. Poi mettiamo quella glitterata con la colla a caldo. Wow, che bella! Mettiamo la pallina sulla corda, così! Carta colorata, fogli di gomma piuma e un pennarello sono tutto ciò che serve. Boom! Sarà fantastico! Incolliamo le due parti insieme e le appendiamo. Wow! Giulia appende le luci lungo la parete. Le luci intense creano un'atmosfera accogliente. Guarda la graziosa ghirlanda di Alice! E luce sia! L'amore non è mai troppo, e Giulia lo sa! Decoriamo la parete con cuori e stelle fatti di carta adesiva. Che bello! Perfetto per Giulia! Prendiamo del nastro segnaletico. Wow, wow, wow! Facile, Alice! Useremo del nastro bianco e rosso per decorare la tavola. L'atmosfera romantica di Giulia viene interrotta dalla musica ad alto volume. Spegnila subito! Pronto? Pronto? Chiamata per Alice? Smettila di gridare, nerd! Io una nerd! Ma guardati! Sono più grande di te, posso fare quello che voglio! Oh oh, penso che le cose si stiano scaldando troppo! Oh mio Dio, che paura! Niente più abbracci! Dai, sto scherzando! Vieni qui, sorella!